Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, per chi non se lo ricordasse, ci eravamo lasciati qua, ovvero con la bellezza di 34 partite giocate e la bellezza di 64 punti. Dico bellezza perché se si va a vedere in confronto al Cagliari è una miseria, perché ragazzi sono a 12 punti più avanti noi. Il Cagliari, se non matematicamente, poi ci manca, è già in Serie A. Però è bellezza perché comunque noi siamo dalla terza a 10 punti, che fra l'altro è una partita in più. Quindi questi 10 punti potrebbero benissimo, benissimo è un parolone, però potrebbero diventare 13. E poi però, cosa veramente importante e principale, siamo per ora a 12 punti dalla quarta. Ovvero per ora è la quarta, cioè l'importante arriva, come credo sappiate tutti, per andare in Serie A, che qui non c'è discorso playoff, l'importante arriva almeno terzi. E appunto dalla quarta si dista per ora da 12 punti, che non sono assolutamente pochi. Cioè, per arrivare a pari punti, la Valtra deve vincere tutte e noi perdere 4, per dire. Quindi niente, ci eravamo lasciati appunto in attesa di iniziare la partita contro il Como, che fra l'altro direi appunto di iniziare e vedere un po' come va. Allora, vediamo un po' la formazione. No, giochiamo così. Via, dai, iniziamo subito e cerchiamo di partire con il piede giusto, magari, lo dio, magari con la vittoria, sta a vedere. Dan dan dan. Stranamente piove, perché ormai vi ho visto più, anzi ho fatto più partite sotto l'acqua che col sole, però vabbè. Detto questo, iniziamo. Tiramo P, vai Rascio, no, che cazzo, via. Si incomincia, prima occasione dopo 16 minuti, si poteva buttare dentro, ma come sempre. È difficile concludere sempre in bellezza. Addio. Ma ecco, io vorrei sapere, ma non è una fare il gioco, ma che cazzo ha sbagliato? Io boh, vabbè, abbiamo andata di uno, vai. Vai Mopi, scoppialo! No, no, no! Devi tirare prima. No, oh. Bravo Romo. Finisce sì il primo tempo, nel quale ci sono state, seppur non tantissime, comunque qualche occasione, alcune occasioni che chiaramente e come sempre non sono state sfruttate. Olle, andiamo a farcelo tempo. Tira Pasquato! No! Peccato, Dan. No! No, non ci voglio rede, ragazzi. Non ci voglio rede. E Bagua, 1-0. Maledetta la miseria, cane, Dan. Madre. Vai, Mofi! Tira, Mofi! Maledetta, cambia meno! Oh no, via, niente. Voglio fare dei cambi. Allora, metto vantaggiato a posto di vantaggiato a posto di Mopi e Barella a posto di Schiavone. Poi per il resto basta, così, via. Attenzione, punizione. No ragazzi, cos'è successo? Avete visto? È Bagua. No, vi faccio vedere il replay di quello che è successo. Vabbè, comunque. Punizione è una posizione molto interessante. Pasquetto. Maremma buona. Va Danielone! Tira, non c'è ma nessuno. Via, ragazzi, si è perso. Via, voglio. Fammi provare a fare qualcosa. Niente. Via. Lo sapevo. 1-0. Maledetto me che apro bocca prima di iniziare la partita. Mi porto un'autosfiga, ma è impressionante. Peccato però, perché maledetta la miseria. Bastava buttarne dentro due delle occasioni create. Davi. Per l'amor di Dio. Anche lui, cioè di tiri non tanto, ma importa. Vabbè, via. Perso, inizia male il video, male. Andiamo a fare la seconda partita.
il Modena, meno male, mi pare fosse 52, no? Comunque, se vedete, a regola 53, quindi avrebbe solamente pareggiato, quindi meno male non ha vinto. E niente, ora andiamo a fare la prossima partita contro il Brescia in casa, guardiamo un po' di rifarci. Tanto vuole mettere Luce al posto di Schiavone, e ho sbagliato. E metto anche Emerson al posto di Sarri. Vai. Tanto Mopi è diventato un 75. Ale. Piove? No, meno male, via. Notturna da Ganduri. Vai. Attenzione, punizione da una posizione davvero interessante. Vai Pasquatino. Maremma buona, non mi lasci più fare un gol per almeno 3 in porta da punizione. Soffrisce sì il primo tempo. Primo tempo piuttosto noioso, eh? Perché d'occasione, sia da parte nostra che da parte loro, ce ne sono state davvero poche. A parte questa V, che vabbè, Gino ti fa rivedere. Per il resto, niente. Dai, tiri uno, in porta io e basta. Vabbè, speriamo che il suo tempo sia diverso. Magari a favore nostro, no? No, oh! Mamma mia, meno male, di. Se dormite io, mica il bambino, sai. Ma riproviamoci. Maremma cane, un'ascesa per tanto e bastava, di. Fai Pasquato! No! Maremma buona, di. Vai. Allora, un'altra volta, terza punizione della partita. Siamo un'altra volta in posizione pericolosa. Vediamo se stavolta Pasquato ce la fa a beccarmi nella porta. No, non ci vuole rete. Oh, niente, eh. Le punizioni non vanno, non vanno. Probabilmente è l'ultima occasione della partita. Un po'. Niente. Sfruttata di merda, come sempre. Ma non si è perso, però di bimbi, due partite un punto. E siamo sui 11, cioè bisognerebbe macinare punti per poter andare definitivamente in Serie A. Che io non mi riesco a buttare dentro una, ragazzi. Boh, andiamo a fare la terza. Allora, prossima partita in casa un'altra volta, comunque contro il Perugia. Stavo guardando la classifica e mi sono accorto che il Modena ormai, cioè ormai, è andato giù, nel senso, non è più quarto ma ora è sesto. Quello che la squadra che ha un po' salita è stato il Como, che tra l'altro anche grazie alla sconfitta iniziale nostra, vabbè. E la cosa buona è che comunque siamo sempre a 11 punti. 11 punti che ci separano sia dalla terza che dalla quarta. Quindi siamo a 6 giornate alla fine, perché se non sbaglio sono 42 partite. Direi che 11 punti non sono assolutamente pochi. Cerchiamo almeno di vincere questa. Per allungare un po', o perlomeno per non farci riprendere, ecco. Vai, vai così. Tanto Janash, non so se avete visto, saluto anche lui, 75. Vai, siamo chiaramente, è tornata l'acqua, perché ti pare due partite di fila senza piove e cambia qualcosa. Vai, Old Chic, scoppialo! No! Pensavo fosse dentro. No! Maremma cane! Maremma buona te! Via, 1-0 Perugia! Maremma puttana, dei, devo sempre prendere gol e non mi riesce nemmeno a farne uno. Che palle, dei. Vai, Anacio! Porca troia! Oh, oh, oh! No, non ci voglio rete. Non ci voglio rete, 2-0. Maledetta la miseria. Era veramente un inizio da incubo questo video via, eh? Cioè, 3 partite, probabilmente un punto. 3-0. No, via, via così, bimbi. Cioè, per l'amor di Dio, eh? Merita, cioè, giusto che sia un vantaggio. Però, questo tira, piglia il palo, è rimasto piedi. Vabbè. Riesce sì il primo tempo, non commento.
Niente, non è così, anche se probabilmente non cambiava niente, però. Cambio. Le fa già un po' qualcuno, tanto che tanto ormai è andata, fa tra virgolette un po' di turnove. Metto Musonda al posto di Pasquato e Barella al posto di Schiavone. Boh, così, tanto per tirare e sperare in qualcosa. Finisce così la partita, che già dal primo tempo aveva designato un vincitore, oltretutto con una bella batosta, nel senso, con un bel distacco. La batosta si è presa a noi. Vabbè, via, andiamo a fare la quarta partita. E sono curioso di vedere comunque la classifica com'è. Per nostra sfortuna, il Como ha vinto. Infatti ora dista di 8 punti. Il Modena è ritornato quarto, a 9 punti. E poi vabbè, il Bari è rimasto uguale a prima, insomma. Però l'importante è vedere comunque la Varta, che comunque ora, anziché 11 punti come prima, anche se era il Bari, è a 9 punti. E come ho detto prima, ora è il Modena. Ora si va a giocare un'altra volta in casa contro il Vicenza. Speriamo davvero di vincere, perché sennò poi davvero vimvi, c'è da casa addosso. Cioè si rischia di buttare via una stagione intera. Allora, si gioca in casa, in notturna, senza acqua. Si guarda di fare qualcosa, maledetta la miseria. Lo so che non vuol dire niente, però boh, chiamiamola, come si può dire, boh, così, spera in qualcosa, eh. Vai! Maremma buona! Lo farò! Allora, siamo tornati sul discorso delle punizioni. Voglio vedere se almeno questa volta la butta dentro. No, via, basta, basta. E un Pasquato a livello di caratteristiche, di qualità, quello che vi pare, di numeri, è quello che è messo bene per quanto riguarda, o perlomeno è messo meglio per quanto riguarda sulle punizioni. Quindi non c'ho, diciamo, uno che mi tiri le punizioni in maniera recente. Ale. Zero a zero, finisce sì il primo tempo, però anche se di occasioni vere e proprie non ce ne sono state tantissime, diciamo che sembrerebbe che la squadra sia meno più vogliosa di in confronto alle precedenti partite. Quindi boh, toccandomi, credo che forse stavolta ce la possiamo fare. Forse. Volevo fare un cambio un attimino, che mi sono dimenticato di fare. Mette vantaggiato al posto di Mopic, che è stanchissimo. E poi mette Barella al posto di Pasquato. Anzi, posto di Ianash, al suo posto ci va Pasquato. Ma ci siamo? Sì, vai. No, oh, è lui? No. Ma poi che cazzo di cotta ha fatto? Ha fatto un bel go. No, ma volevo vedere perché è vero, l'ha fatto il computer, però a dire. Ma l'è presa. Ma lui non è di nessuno. Mamma mia, ma cane di. Oi. Vai, Nart, 2-0, via. Perso anche Vest. No, veramente una disfatta questo video. Una disfatta. Si rischia di buttare via quanto di buono fatto, diciamo, in questa stagione. Vai, avvantaggiato, vai. Niente. Nemmeno tipo, non so, sbloccarsi a livello di gol. Perché per ora Bimbi non si è fatto un gol in 4 partite. Non se ne è fatto uno. Maremma cane. Niente, via. Perso anche questa, 0 go un'altra volta, per la quarta volta di fila. Bene così. Mamma mia. Boh, non ho parole io.
Como ragazzi, ma quant'è? Era 8, ha vinto. 5 punti, 5 punti da noi. Guardiamo il Cagliari, perché se il Cagliari c'è una partita in meno va a vincere, addirittura va a 21 punti da noi. Però lasciamo stare questa cosa qui. Ora è vero che bisogna guardare Modena, ha pareggiato e basta, sì. Che prima era 9, cioè era 56, era 57, quindi boh. Andiamo a giocare alla prossima, che se non sbaglio è contro l'Avellino. Allora, si va a giocare laggiù. Niente, giocatori parecchio stanchi. Siamo Lusci, Emerson al posto di Sarri. Pascuato è stanco, si mette Musonda. E niente, andiamo a giocare e speriamo bene. Due volte di fila un piove. Oh. Ora ci faccio andare a Nascio, voglio vedere. Eccolo! Porca puttana di! Finalmente! Boia di! Ci siamo sboccati di! Io Nascio, c'è un pulizio, un attimo! Boia di! Finalmente! Finalmente! Ne potevo più di! Boia di! Bello, voglio rivedere la punizione di! Schiocchiti, bene di! 1-0! Kelechi e Nascio, ma rimane! Tira Kelechi, ormai ti chiamo Kelechi, non più Ianascio. No, scherzo. Ai ai, potevi fare doppietta. Mamma mia, di. Lo farò. Francesco! Vedato! 2-0, di. Sulla fine del primo tempo, boia, di. Se Dio vuole, si torna a far gol, o perlomeno si torna fra l'altro anche a fare più di un gol. No, ma l'importante è far gol, perché erano 4 partite, non si faceva gol, e giusto far così, giusto sbloccarsi un po'. Comunque finisce il primo tempo 2-0 e niente, bene così. Mi è venuto in mente una cosa interessante, che se il Modena fa vedere, gioca il Modena. Che cazzo è il Modena? Non gioca. A regola non ha nemmeno giocato. Vabbè, comunque se il Modena dovesse perdere o addirittura pareggiare, noi automaticamente dovremmo essere in Serie A. Però il problema vale, non do la certezza piena, perché non mi ricordo chi c'è sotto e a quanti punti dista dal Modena. Perché se quella sotto vince, mette caso di stava 9 punti, praticamente se si va avanti o si vince, dovesse vincere anche quella sotto al Modena, che appunto eventualmente dovesse distare 9 punti, il distacco sarebbe 9 punti, ovvero 3 partite stecchiti, quindi non siamo matematicamente in Serie A. Non so se avete capito. Vabbè, comunque andiamo a farsene tempo. Comunque un po' parole volevo dire, che non ci sa la certezza piena, perché maledetto me non mi ricordo chi c'è sotto al Modena, sempre se il Modena comunque pareggia o perde, chiaramente il discorso varrebbe. Aio! Mamma mia, meno male Ceccherini ci ha messo il gambone. Lì. Cambio, voglio fare di ambi, perché infatti l'ho già visto prima, c'è una pista per morire. Metto vantaggiato Pasquato, si fa riposare. Metto Barella a posto di Musonda. Ed è qualcuno a posto di va. Metto Schiavone, va a posto di Old Chic, anche se non è il suo ruolo ideale. Però è stanco. No, oe, perché l'hai ributtata lì? Ma sei scemo, Ceccherini? Mamma mia, no, Barella, cosa stava per fare? Sarà girato benissimo, è un pochino più preciso e sarebbe stato go. Va, Danielone. Uscite di poma, de cazzo, ma buttala dentro. Almeno te dovresti averci un po' più piedi. Finisce così, 2-0, siamo tornati alla vittoria, ma soprattutto siamo tornati a far gol. Che non è la cosa più importante, ma è un dato molto significativo. Ora, vogliamo a vedere la classifica e vedere se è accaduto ciò che... no, credo, spero, diciamo l'obiettivo vero e proprio. Allora ragazzi,
Il Modena e il Bari sono a pari punti. Era la quinta che volevo intendere. Prima era il Bari, che comunque, fra l'altro, vedo che a pari punti è il Modena. C'hanno sempre da giocare. Hanno una partita in meno, come del resto il Como. Poi non so altre squadre, ma mi importa soprattutto del Modena e del Bari. Quindi ora, quando premerò avanza, vedremo cosa succederà. E quindi niente, avanziamo. Vado, madonna che ansia. Cazzo, hanno vinto tutte e due, maledetta la miseria. Ora sono a 8 punti. Però, ragazzi, un attimino. Tanto ho visto, madonna, contro il Cagliari. Allora, ragazzi, volevo dire. Allora, per quanto riguarda il Modena, noi, ora come ora, perché il Modena ha già rigiocato col Como, credo, non lo so, comunque. Il Como e il Modena hanno giocato. Volevo dire, no, se poi andando avanti è cambiato un attimino la classifica, le partite. Allora, il Modena è matematicamente fuori per quanto riguarda il secondo posto. Noi, dal discorso di andare in Serie A, se la può giocare al massimo col Como, però sono 6 punti stecchiti. Il Como basta, gli basta un punto per andare in Serie A con noi, per quanto riguarda almeno il Modena. Noi bisogna, cioè, ce la scozziamo tra virgolette col Bari, nel senso il Bari è la squadra da tenere sott'occhio. Cosa voglio dire con questi discorsi qui? Allora, io finisco il video qua. Ci rivediamo la prossima partita, che potrebbe essere quella decisiva, perché se noi la dovessimo vincere, credo che sia, sì, bisogna necessariamente vincere, perché se il Bari dovesse vincere va a 63, noi se dovessimo perdere a pareggiarla 68-69, quindi rimarrebbero al massimo 6 punti. No, per poter andare direttamente in Serie A bisogna assolutamente vincerla. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, come ho detto prima, il video finisce qua. Ci vediamo al prossimo episodio, nel quale molto, molto, non sicuramente, molto probabilmente dipenderà, diciamo, non dio la stagione, però diciamo ci sarà, siamo nelle fasi conclusive, ecco. Nel prossimo video, per chi lo guarderà e io che lo girerò, vedremo se riusciamo ad andare in Serie A. Basta una vittoria per andarci matematicamente, e magari, non so, Bari può anche perdere, però per averci la sicurezza completa bisogna vincere. Quindi niente, aspetta il prossimo episodio, nel quale appunto vedremo se andremo in Serie A. Se ci andremo, innanzitutto, se ci andremo con una partita, con due partite, o quando bisogna arrivare proprio fino all'ultima partita. E speriamo di no, potremmo anche non andarci. Non si sa cosa può succedere. È più facile andarci, bisogna essere obiettivi, però non si sa mai. Quindi diciamo che tutta la stagione, proprio il finale, io lo giocherò e voi lo vedrete nel prossimo video. Vi ho detto questo, vi saluto. Però come prima di lasciarvi faccio il classico discorso conclusivo. Allora, innanzitutto grazie della visualizzazione. Inoltre vi ricordo di mettere, se volete, un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti i video che caricherò, anche se, ecco, mi sono un gioco di parole, sono ignorante, tutti i video comunque che caricherò inerente a questa serie qua. Lo so, ho fatto discorsi un po' strani, però voglio chiudere, perché se no vi annoio. Niente, tante bago, ho visto che capocannoniere, bene, 20 go. Via, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.